che pizza, dover pulire tutta a casa mentre Robby e con gli amici divertirsi. Pulisci qua, pulisci di là. Ehi, tu? Cos'è questa voce? Sono io, avanti con gli occhi. Rana? Ma... che fai, Tonky? Com'è possibile? Non puoi più pulire? Magari, Rana. È una scocciatura pulire tutta la casa. Ehi, ma... ma sto parlando davvero con una rana? Se mi pulisci, esaudirò un tuo desiderio. Certo, ti pulisco subito. Grazie, e ora dimmi il tuo desiderio. Se tutto fosse già pulito, non dovrei più fare le pulizie. Desidero non dover mai più pulire nulla. I bambini non fanno le pulizie. Diventerai una bambina. No, 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 aspetta! Chi è? Sono io, Dani, apri! Io chi? Io chi? Io Robby, aprimi, dai! No, mi spiace, non posso aprire gli sconosciuti. Come sconosciuti? Dani, sono il tuo ragazzo, dai, apri la porta, non fare la bambina! E va bene, ti apro! Oh, era ora, ma quanto tempo ci hai messo tutte quante queste cose per aprire una porta? Ehi, non dirmi queste cose cattive! No, no, Dani, scusa, non volevo, ma perché sei così strana? Io non sono strana, anzi, tu sei strano! Scara scompagno, ciao! Scara scompagno! Ma cosa ha 5 anni? Ragazzi, ma cosa gli è preso a Dani? Che sete! Questo sembra buono da bere! Chissà che sapore avrà! E tu, Teddy, lo vuoi provare? No, mi spiace, lo proverò prima io. Oh? Sì, che buono! Il verde è il mio colore preferito! E il tuo, Teddy, qual è? Però che cosa stai facendo? Che cos'è questo? Ehi, ridammi la mia bibita! Stavi per bere sapone per piatti! Ma sei totalmente impazzita! Quella è la mia bibita verde! Anche Teddy la vuole, ridammela subito! Se tu bevessi una cosa del genere, saresti morta tipo in 2 ore! Ma cosa sei, una bambina che se lo vuole bere? Io la voglio! No, 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 calma, calma, calma! Vuoi un marshmallow? Vuoi un marshmallow? Marshmallow? Sì, sì! Ferma qui, guarda, è verde il marshmallow, ti tieni, tieni, sì, tranquilla, tranquilla. Ma che cosa gli è preso a Dani? Prima stava per morire bevendo del sapone per piatti e poi si è messa a piangere e gli ho dovuto dare un dolcetto come una bambina di 5 anni. C'è davvero qualcosa che non va, ragazzi, aiutatemi voi scrivendolo qui sotto nei commenti. Il mio fratellone con te, dai, Dani, basta, torna te stessa. Io invece voglio capire cosa ti prende. Io voglio solo giocare e divertirmi. Dai, forse se la seconda smetterà di fare così. Ok, Dani, giochiamo. A cosa vorresti giocare? Teddy, a cosa vuoi giocare? Vogliamo giocare a nascondino.
Nascondino! Ma se lo sai che sono il re indiscusso di Nascondino, facciamo così, io conto e tu ti nascondi, ti va bene? Va bene! Uno, due, tre, conta! La solita barona, si è da nascondere prima che iniziassi a contare. Vabbè, 30, 29, 28, 27, 26, 3, 2, 1, pronta o no, vengo a cercarti! Dove vengo a cercarti? Ah, sei nel bagno per caso? No, non mi sembra tu sia nel bagno. Va bene, allora cambiamo attimo. Non ci credo. Non può davvero essere che si è nascosta lì. Ma neppure un bambino di 2 anni e mezzo si nasconderebbe così male a nascondino. Ma che cos'ha oggi? È impossibile. Forse è una trappola però. Non vorrei mai cadere nella trappola di Dani. Però pensandoci, oggi Dani è così bambina che potrebbe funzionare. Dani è una puzzona! Come ti sei permesso? Tu sei un puzzone! Adesso basta! Vado a fare il trippone! Ha davvero funzionato? Ho detto a Dani che era una puzzona! E ho scoperto dove si trovava, poi si è offesa ed è corsa via. Ma non la capisco oggi! Ho vinto io! Hai vinto tu, ti ho trovata in tipo 12 secondi, ti sei anche nascosta malissimo. Ho detto che ho vinto io, punto e basta. Ok, hai vinto tu, basta che la smetti di piangere, non ne posso più. Ah, e adesso dove sei cacciata col mio telefono? Sei qui? Ridammi subito il mio telefono, non ti sopporto più! Forse ho esagerato! Dani, svegliati! Dani, svegliati, ti ho detto! Su! Non l'ho fatto apposta, Dani! Non l'ho fatto apposta! Cosa non l'hai fatto apposta? Il pugno in testa che ti ho dato, non l'ho fatto apposta. Un pugno in testa? Ma ti sei impazzito? Potevi farmi male. E poi perché ho i capelli legati? Mica sono una bambina. E anche questo peluche perché l'ho preso? È tutto impolverato. Forse l'ho preso per pulirlo. Dani? Sei tornata tu? In che senso sono tornata io? Non piangi? Non vuoi un bacino per curarti la bua? Non vuoi più il tuo peluche? Non vuoi delle caramelle? Un bacio per la bua non funziona. E poi lo sai, le caramelle mi fanno ingrassare, non posso mangiarle. Questo sì che è strano. A quanto pare è tornata normale, ma ragazzi, cosa le era successo?